Salve a tutti, Marco Casario qui. Oggi siamo in piacevole compagnia di Claudio, un nostro studente che ho avuto anche il piacere di conoscere di persona perché abbiamo fatto un incontro serale al ristorante non romantico io e lui, ma con alcuni studenti di Roma qualche tempo fa, e perciò già ci conosciamo di persona. E oggi è con noi, voglio come al solito lasciare la parola subito a Claudio per un po' presentarsi, dirci da che mondo viene, quando si è avvicinato al trading, in che modo si è avvicinato al trading e che cosa sta facendo col trading e con gli investimenti in questo momento. Quindi, Claudio, ti lascio la parola, vai pure. Allora, ciao Marco, ciao a tutti quanti. E dunque, ho cominciato i primi approcci con il trading li ho avuti quando nel gennaio del 2019, quindi periodo relativamente recente. Diciamo, insieme ad un amico abbiamo cominciato a vedere dei video su YouTube e abbiamo deciso di seguire, diciamo, dei corsi sul Forex e sullo spread trading. Diciamo di quei corsi che durano un fine settimana. Quindi diciamo che, ecco, usciti di fuori da quei corsi abbiamo cominciato la nostra strada su questo, abbiamo intrapreso questo percorso. E premetto che il mio background non è poi così distante dal mondo dell'economia e della finanza. Io sono, diciamo, laureato in economia, ho fatto la mia tesi sulle opzioni e sui titoli strutturati, lavoro in ambito bilancio e amministrazione, e quindi insomma non sono completamente digiuno di tematiche economiche e finanziarie. Confidente anche di questa, diciamo, della mia preparazione, sono andato, diciamo, a questi corsi, speranzoso di poter intraprendere una carriera da trader, non in termini professionali, ma in termini di, diciamo, di side job rispetto a quello principale, ok? Quindi Claudio, scusami, per riassumere, mi pare di aver capito che vieni da economia e finanza, che comunque mi confermerai non è una materia che ti insegna poi a fare trading o a fare investimenti, ma sicuramente ti dà un'infarinatura o delle conoscenze che puoi usare in questo settore. Ti sei avvicinato al mondo del trading, mi pare di aver capito, al mondo del Forex, in particolare dello spread trading, con un corso, non il mio corso inizialmente, ma con un corso fatto nel sabato e la domenica, giusto? 2 giorni di corso che poi ti hanno permesso di avvicinarti a questo mondo e cominciare. Quindi è stato questo il percorso, giusto? E da qui in poi Esattamente. cosa è successo? Da qui in poi, sostanzialmente ho cominciato a fare, dico abbiamo perché insieme a questo amico abbiamo cominciato a fare del paper trading, quindi con i soldi finti, no? Abbiamo aperto un conto presso un broker, e abbiamo cominciato ad applicare le strategie che c'erano state insegnate. Abbiamo cominciato diciamo, praticamente da subito, quindi da marzo, i primi di marzo feci il corso, e da subito abbiamo cominciato a fare questo paper trading, e le cose sono andate sorprendentemente bene, nel senso che andavano, diciamo, le strategie sembravano funzionare, funzionavano. Ho cominciato a fare, alla fine del, diciamo, a giugno, fine giugno, primi di luglio del 2019, ho fatto un più 15% addirittura, insomma, quindi la mia esperienza da trader sembrava, non ti dico semplice, ma insomma, assolutamente accessibile, ecco. Quindi, galvanizzato dalla situazione, dai risultati, risultati positivi, insomma, ho deciso di entrare in reale. Quindi, ho messo a disposizione un capitale e ho cominciato a fare quello che facevo prima, a farlo in reale.
E con mia grande sorpresa, però, i risultati non sono stati esattamente gli stessi, diciamo, della situazione precedente. E solo dopo, nei mesi successivi, è successo che ho perso capitale, diciamo, con relative ansie dal punto di vista del fatto, cioè, cominci a pensare che, diciamo, allora, se metti a disposizione il capitale è per farlo crescere, non per smontarlo, no? Entrano in gioco le emozioni che ti dicono: ma che stai facendo? C'è qualcosa che non va? Insomma, mi sono messo, diciamo, in discussione, perché poi le cose continuano a non andare bene. Ho continuato fino a dicembre, diciamo, dello scorso anno. Diciamo, erano più le perdite che non le vincite, diciamo, erano più i trade andati male che quelli andati bene. C'era qualcosa da sistemare, qualcosa non andava bene. E nel frattempo continuavo a conoscere persone che parlavano di trading su diversi canali, internet, YouTube, eccetera. Ho conosciuto tra i tanti, ho conosciuto anche Marco. E tra tutti quanti, adesso non per farti una svioninata, Marco, ma diciamo, colpito diciamo, per senso di responsabilità che hai nei confronti di questa materia. Tu spesso dici di ragazzi: studiate prima di intraprendere questo viaggio, fate attenzione perché è una materia spinosa. Non sono facili i guadagni con questa è una materia che richiede non soltanto lo studio, ma anche una preparazione dal punto di vista psicologico. Marco, tu nel tuo canale c'è stato un periodo che io ho cominciato a guardarmi tutti i tuoi video. Tu, diciamo, una parte del tuo canale è dedicato alla crescita personale, e io, diciamo, quella parte là ho cominciato ad esplorarla proprio grazie a te, insomma, questi temi. In particolare con te ho scoperto la programmazione neurolinguistica, non sapevo neanche che esistesse. Ho cominciato a rendermi conto che esisteva dei metodi per la lettura veloce. Ho cominciato a leggere. Io che leggo tanto, diciamo, sapere che esistono dei metodi per accelerare questo processo di lettura, di apprendimento sui libri, era uno strumento che io dovevo avere a disposizione. Poi da là ho cominciato a fare ulteriori ricerche, ho conosciuto altre, diciamo, persone che mi hanno aiutato ad approfondire proprio queste tematiche specifiche. Ne parlo perché le ritengo strettamente correlate alla gestione del trading, perché il trading non è soltanto utilizzo tecnico delle strategie che abbiamo a disposizione, ma secondo me, almeno per il 50% è emotività. Quindi da un lato abbiamo le strategie, dall'altro abbiamo l'emotività. L'emotività entra in tegel sulle strategie, e non ci consente di essere efficienti, diciamo, non ci consente di raggiungere quei risultati che potremmo raggiungere se tenessimo in qualche modo a bada le emozioni, ecco. Quindi io ho cominciato a esplorare anche questo mondo qua, e portarlo in parallelo rispetto allo studio del trading. Il trading, secondo me, non può prescindere da questa, diciamo, da questi approfondimenti. Sono assolutamente due strade che vanno a braccetto. Lo so tu, Marco, sicuramente, insomma, tu ne hai parlato tante volte, quindi. Sì, la parte, diciamo, di crescita personale, io dico sempre il trading è una palestra di vita importante, non lo dico a caso, perché è comunque un'attività che ti costringe a conoscere una parte di te che magari era nascosta e non conoscevi, doverla affrontare se vuoi proseguire e continuare e far bene. Quindi assolutamente sono convinto che più si ha padronanza delle proprie emozioni e più si ha conoscenza di se stessi come persona, è valido anche per lo sport, no? Assolutamente. Anche nello sport, finché non conosci come il tuo fisico e i tuoi muscoli reagiscono allo sport che stai facendo, magari non riesci ad essere efficace. Magari quando sei giovane
hai l'adrenalina, la prepotenza di un giovane, ma non hai la conoscenza del tuo corpo, dei tuoi limiti, dei tuoi pregi e non sai come sfruttarli. Nel trading ti direi che è la stessa cosa. Infatti, ti volevo chiedere, quando poco fa, e ti ringrazio perché tra l'altro sei stato un signore perché non hai nominato i corsi e niente, ma quello che ti, cioè da chi l'hai fatti, eccetera, quello che ti volevo chiedere è, secondo te, il fatto di non, in demo funzionava, poi sei andato sul reale, i risultati non erano simili. Secondo te, dove, se dovessi dare in percentuale magari definiamola la colpa o assegnare le motivazioni che hanno portato poi a questa inefficienza, è stato perché in 2 giorni il corso è troppo corto, perché 2 giorni andava bene, ma dovevi te fare più demo. Qual è stata secondo te la causa di questo? Allora, diciamo, i corsi di 2 giorni non sono assolutamente adeguati a garantire un livello di preparazione minimo per affrontare questo tipo di tematiche, proprio perché non basta parlare a persone che poi non provengono tutti quanti dallo stesso livello di preparazione, no? Io questi corsi ho conosciuto infermieri, idraulici, c'erano persone di tutte quante le estrazioni. Non si può pretendere in 2 giorni di far assimilare, anche offrendo delle strategie che magari funzionano in senso assoluto, ma senza poterle, diciamo, in qualche modo dare il tempo di assimilarle, di assimilare i ragionamenti che ci sono dietro, il contesto in cui vengono applicate, e soprattutto non è stata fatta alcuna menzione della parte che, secondo me, ti ripeto, rileva almeno per il 50%, che è l'emotività. Se noi lo stavamo dicendo prima, Marco, no? Del fatto che se noi diamo a 2 persone diverse la stessa identica strategia e un mercato di riferimento sul quale applicarla, e diciamo di applicare quella identica strategia con gli stessi, diciamo, criteri di stop loss e take profit, stessi criteri di ingresso, e gli diciamo di applicare dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno, quelle 2 persone con la stessa identica strategia verranno fuori con 2 risultati completamente diversi. Magari uno in perdita e l'altro in profitto. Com'è possibile? La differenza sta nell'emozione. Cioè, l'emozione entra in maniera così prepotente rispetto alla gestione del trading, che non se ne può, diciamo, non possiamo prescinderne. E quindi bisogna, ecco, sia nella gestione del trading, ma anche nella gestione diciamo, delle emozioni che tu hai quando cominci a vedere le perdite. Dice, ecco, diciamo, tra le reazioni che puoi avere è quella di dire: guarda, ho sbagliato strada, torno indietro, non fa per me. In realtà non è così semplice. Innanzitutto, mi sono abituato che non si molla niente, non bisogna mai mollare. Questo qua, come dicevi te, Marco, rientra anche, diciamo, un atteggiamento un po' che ritroviamo, secondo me, paro paro, come dite voi in Olanda, sullo sport, no? Lo sport è fondamentale. Io ne faccio tanto, sono anche, diciamo, un preparatore atletico, no? E quindi ho un certo background di quel tipo là, quell'approccio, ecco. Per costruire diciamo, un corpo non puoi non farlo attraverso dei programmi, degli allenamenti mirati, e E sofferendo. soprattutto non esistono scorciatoie. Non esistono scorciatoie, non è una cosa che puoi comprare il fisico, te lo devi costruire nel tempo. Ma non solo, ma tu quando fai, diciamo, quando sei un atleta, anche, diciamo, non per forza di alto livello, ma quando sei un atleta in generale, ci sono degli infortuni. Tu, rispetto all'infortunio, che fai? Smetti, non, io ho tutte e 2 le ginocchia completamente rotte, ancora faccio uno squat con 200 kg. Adesso non più, sono sceso, però insomma, però continuo a farlo. E non importa il dolore, non importa
diciamo, non ti puoi far scoraggiare dall'infortunio, lo devi affrontare, lo devi superare, e l'infortunio è nel mondo del trading, traslando questo discorso sul mondo del trading, l'infortunio che cos'è? L'infortunio è la perdita. Io ho perso del capitale, mi sono infortunato, in senso metaforico, e ho deciso di non mollare, anzi, di approfondire, di capire bene quali sono stati i miei errori. Ti dico una cosa, Marco, io tra le letture che ho fatto, che tra quelle che mi hanno veramente cambiato il modo di vedere le cose, c'è Principles di Ray Dalio. So che tu l'hai letto, tra quelle che consigliavi tu. E mi ha veramente cambiato l'angolo visuale diciamo, di questo mondo in particolare, ma anche altri aspetti della vita in più generale. E devo dire che l'approccio di Dalio sul discorso degli errori, non so se tu ce l'hai presente, Marco, parlava degli errori, sono una cosa dalla quale non dobbiamo scappare, ma dobbiamo amarli, anzi, dobbiamo. Il dolore che provoca l'errore è un segnale, va letto come un segnale per capire che c'è qualcosa da correggere e non qualcosa da cui scappare. E Ray Dalio consigliava di scrivere i propri errori, di indagarne le cause per capire quali sono i rimedi. E io ho il mio libro degli errori. Quando diciamo, ho cominciato a fare tutte le cavolate che ho fatto sul trading, sono mappate qua dentro, perché ho cominciato a scriverle, perché l'ho ritenuto un sistema per non ricadere sempre nello stesso errore, sempre, perché poi alla fine gli errori sono molto simili tra di loro, sono sempre gli stessi. Tanto noi siamo macchine particolari, diciamo, cadiamo sempre sulle stesse cose, no? Quindi se tu ti scrivi gli errori, se tu capisci, indaghi le cause, quindi non è che molli, ma quindi capisci dove, e capisci anche qual è il rimedio, qual è l'allenamento, per tornare al discorso dello sport, che devi fare per poter migliorare nella prestazione, ok? È un po' quello che sto cercando di fare, con fatica, Marco, perché qua niente è regalato, purtroppo, come diciamo, tutte le cose che poi alla fine ti rendono Tutte le cose che in realtà Tutte attorno. le cose che hanno valore fanno un prezzo, ecco. Quindi è questo qua. Il prezzo di questa roba è la fatica che fai soprattutto all'inizio per capire come girano le cose, no, Marco? Assolutamente, ma infatti, ovviamente tu sei riuscito a fare questo percorso, definiamolo interiore, no? Che ti ha fatto capire tante cose, lo hai fatto come lo si fa spesso poi nella vita, cioè sbagliando. Ma come hai detto te, quello non è uno sbaglio, è semplicemente, sai, l'errore, molti libri dicono anche sia semplicemente trovare la strada più breve al successo, alla crescita personale e professionale, e l'errore ti permette di arrivarci più velocemente, no? Quando ci devi arrivare, perché non lo puoi evitare, anzi, lo devi abbracciare, no? E devi impararne e trarne le giuste lezioni. Quello che ti volevo chiedere è. Quindi tu hai iniziato probabilmente con l'aspettativa che è molto comune, quella di magari dopo 2 giorni di corso poter far trading in maniera seria. Hai capito che non era così, lo hai capito non tanto, e quella secondo me è stata poi anche già una prima lezione. Cioè non è tanto la tecnica quanto il lavorare su me stesso, avere più conoscenze vista a 360 gradi, probabilmente sia della materia tecnica, quindi del dominio, che di te stesso. E che cosa hai fatto dopo? Adesso ci hai detto, ed è utilissimo questa cosa, il tuo libro degli errori, che ti permette di segnarteli, leggerli con l'obiettivo di non ripeterli, ovviamente. E Assolutamente poi sì. che cosa è cambiato? Allora, guarda, c'è stato un momento in cui mi sono fermato, ho proprio fermato l'attività, quindi mi sono, diciamo, fermato una ventina di giorni, un mese nel quale ho fatto tutta, ecco, una serie di approfondimenti, ho cercato di capire quali erano i miei sbagli, ho cominciato a scrivere diciamo, questi appunti che mi stanno aiutando ancora adesso, ovviamente, perché continuo a fare errori e continuo a scrivermeli, però. Normale. E ho cominciato a pianificare in maniera diversa la mia attività. Innanzitutto ho cominciato a pormi degli obiettivi. Un'altra cosa che ho imparato in questi ultimi anni è quello di ogni
Per il 2020, gli obiettivi del 2020 erano quelli di imparare, cominciare ad approcciare il mondo delle azioni e dell'investimento di medio-lungo termine, e quello di perfezionare l'inglese. Il corso, ed è quando ho preso il tuo corso sull'investimento azionario, poi diciamo, è stato maturato, diciamo, dopo queste riflessioni. Perché ho pensato che, diciamo, ho pianificato in questa maniera sostanzialmente. Io sto cercando con il trading di mettere da parte, diciamo, del capitale, da poter poi investire nel medio-lungo termine, diciamo, a scopo di integrare la pensione. Quindi, diciamo, questo qua è l'obiettivo diciamo di questo percorso, ok? Quindi sto continuando a fare, adesso mi sto concentrando sul trading, ho cominciato a studiare diciamo per l'investimento di medio-lungo termine, e quindi sto approcciando in questo modo. L'altro obiettivo è quello di perfezionare l'inglese, ci sono riuscito, ho fatto dei passi da gigante proprio perché tanto materiale in inglese, tanti dei libri, tanti degli speech anche su YouTube, i siti internet più completi sono quelli che poi diciamo, condividi anche tu nelle tue i tuoi diciamo, dei tuoi video su YouTube, no? Nelle tue analisi di mercato, insomma, sono tutti quanti diciamo, di lingua inglese. E quindi ho cominciato a fare questo percorso. Ho cominciato innanzitutto, i grandi cambiamenti che ho fatto sono stati quelli, innanzitutto, di limitare il perimetro. Per esempio, dal Forex sono passato da una trentina di cross ad analizzare soltanto 10/13. Quindi ho più che dimezzato diciamo, il perimetro di osservazione, perché concentrarsi su conoscere alcuni diciamo, concentrarsi su alcuni cross, perché poi quando vai a vederli, quando vai ad analizzarli uno per uno, ti accorgi che hanno delle caratteristiche particolari, no? Alcuni sono più volatili, altri sono meno volatili, alcuni si muovono con forme tecniche, hanno più spesso delle forme tecniche piuttosto che altre. Ti cominci ad accorgere di alcune cose delle quali riesci ad accorgertene soltanto se ti concentri su poco. Quindi, less is best, no? Un po' questo qua, almeno all'inizio, poi meglio concentrarsi su poco, però quel poco conoscerlo bene. E quindi ho cominciato a limitare diciamo, il perimetro di osservazione. E poi all'inizio facevo l'errore di entrare, c'era un, non so, un doppio massimo, c'era un doppio minimo, entravo su qualsiasi doppio massimo e qualsiasi doppio minimo, senza filtrare, okay? Senza filtro. Adesso, dopo diciamo, un anno e mezzo di attività, mi rendo conto dei soldi che ho buttato così al vento proprio per questa. Perché non si può entrare, diciamo, non si può entrare diciamo, con il trading, sull'imposizione, soltanto perché si verifica una forma tecnica, che Non rientra nelle tue strategie. Non è. tutti i trade sono uguali, non tutti i pattern sono uguali, non tutte le condizioni di mercato sono uguali, addirittura a parità di pattern o a parità di contesto tecnico, perché magari lo scenario di mercato in quel momento storico su quel particolare cross va considerato come il pattern che si verifica. Quindi esce spesso, gli dico Claudio, fuori questa cosa anche con gli altri colleghi, ragazzi e ragazze con cui ho parlato. Ci sono anche ragazze, usciranno anche le interviste alle ragazze, No, perché tante. non siamo solo uomini, Claudio, lo possiamo No, dire. ce ne E sono tante. quello che emerge è proprio questo. È una tappa importante è quella di saper dire di no a tutto, ma invece focalizzarsi su poche cose, consolidarle, farle proprie e poi aggiungere. Esatto.
Questa è una cosa credo che freni parecchie persone all'inizio, perché all'inizio sei quasi soffocato da tutte le informazioni che ricevi, sono tante, e invece è importante capire che bisogna andare un po' più col mirino laser all'inizio. Poi piano piano costruite le fondamenta, puoi aggiungere piano piano il primo piano, il secondo piano, il terzo piano e così via. E Quindi andando è. avanti raffini un pochino il tuo approccio, lo raffini, no? Per esempio, ho cominciato ad entrare in posizione soltanto in tendenza, quindi cioè, non vado più contro tendenza nelle mie operazioni, perché ho visto che già soltanto facendo questo ho migliorato le mie performance. Ci Quindi credo. faccio quindi il doppio minimo si realizza nel verso della tendenza, allora a quel punto a quel punto entro. Comunque sia, comincio a cercare le confluenze. Prima le confluenze all'inizio non le consideravo, sono fondamentali le medie. Sono diciamo, le medie, le strutture, sono dei parametri imprescindibili, non, ce ne devono essere 3, 4 perché io entri a mercato o posti in operazione, altrimenti non entro. Preferisco non entrare piuttosto che entrare e farmi il segno della croce. Sì, è corretto, è giustissimo quello che dici. A volte forzare un'entrata solo per entrare o per la paura di perdere altrimenti l'opportunità del trade della vita che non esiste. Ora ho fatto un video oggi, ancora lo devo pubblicare in realtà, su questo concetto del trade della vita, no? Sembra quasi che certe volte devi entrare perché altrimenti hai perso il trade che ti avrebbe portato le performance di fine anno. Non è mai così. Sì, è vero, ci sono dei trade che poi si sviluppano in maniera importante e diventano magari quei 4-5 trade che ti fanno magari una percentuale alta di quella performance di fine anno, ma di certo è più come si sviluppa il trade, non è di certo il time to market dell'entrata, non è quello che determina la performance finale. Senti, visto che stai andando sul tecnico, cioè stai cominciando a parlare di aspetti tecnici, di grafici, di pattern, di entrate, vantaggi statistici. Ti va di condividere qualcosa, magari parlando proprio su grafico? Mi hai detto tu fai Forex e spread trading, scegliete cosa, e così almeno Allora, ti sentono ragionare i colleghi, insomma, capiscono che tu da poco poi alla fine mi hai detto quant'è, un anno e mezzo? sì, diciamo un anno e mezzo, diciamo a marzo i primi di marzo ho fatto quel corso che ti dicevo, poi ho cominciato, poi in realtà ne ho fatto anche un altro di corso online specifico per il Forex, e niente, insomma, quindi ho avuto quelle esperienze ed è diciamo, in reale ho cominciato diciamo, da luglio, più o meno da luglio del 2019. Quindi è neanche un anno e mezzo. Ok, vai, se vuoi, Sì. schermo. Allora, non so se vedi, Marco. Vediamo. Fammi vedere un attimo. Andiamo a vedere il Forex. Guarda, qua nel Forex c'era questo. ODNZD, io ho visto anche il video dell'altro ragazzo, c'era entrato, lui aveva visto un ABCD pattern, no? Io avevo visto questo BAT, per cui ero entrato praticamente diciamo, alla formazione del pattern, considerato anche che diciamo, più o meno chiudeva si formava nell'intorno della media 200 periodi. Quindi ho cominciato e soprattutto era un trend in salita, ok? Quindi questo pattern io sono entrato perché si è verificato sulla media 200 periodi e perché il trend diciamo, di lungo periodo era comunque in salita, no? C'era stato questo massimo qua, il minimo qui, il massimo che aveva superato il precedente. E quindi mi aspettavo una reazione del prezzo a questo livello. E sono entrato e praticamente mi ha sfiorato il take profit, non l'ho preso, ma avevo chiuso zero qua l'operazione. Te l'ha baciato, ma non te l'ha Sì, eseguito. guarda, per un soffio proprio, come vedi qua, purtroppo
purtroppo capitano queste cose. Anzi, ti fa onore farci vedere come primo esempio un esempio in cui sei andato a break even, però hai gestito bene perché invece di prendere a quel punto la perdita quando il prezzo ti ha girato, immagino tu abbia messo a break even, no? Ho messo a break even. Adesso stavo anche rivalutando un nuovo ingresso, perché come vedi, praticamente qua c'è un'inversione del prezzo, no? C'è un'inversione del prezzo e ci sono, vedi, questi elastici qua, sta facendo il prezzo. Oggi c'è questa candela che mi spingerebbe a rientrare. Adesso valuto magari un nuovo ingresso, ma diciamo, tendo a non farli, perché quando, insomma, poi i pattern armonici sono particolari. Se c'è avuto la reazione, se c'è avuto già la sua reazione, probabilmente si è esaurita. Quindi, vediamo, insomma, non lo so. Su Audi USD, ecco qua, io ero entrato su questo doppio minimo. Questo è il primo minimo, questo è il secondo minimo. Ero entrato qua, dopo questa candela verde, ero entrato qua, avevo messo un buy limit, che me l'ha preso il giorno dopo, con questa candela. Sì. Il prezzo è tornato indietro, poi è andato verso il mio take profit, che più o meno era in questa zona qua. Quando c'è stata questa candela, quella con, diciamo, segnalata dalla freccia verde, ecco, là è entrata in gioco forte l'emozione, nel senso che per me quella è una candela che mi, considerato anche che era vicina ai massimi ai massimi precedenti, mi segnalava una possibile inversione di prezzo. Che cosa ho fatto? Da strategia tu insegni, Marco, che queste qua vanno tenute fino all'ultimo, queste posizioni, e al limite sposti a break even il take profit, no? Quindi quantomeno non ci perdi. E in realtà, che cosa ho imparato a fare io? Praticamente entro con il mio profilo di rischio, entro con più posizioni. In particolare, ero entrato con 5 posizioni qua che facevano il mio profilo di rischio. Quando c'è stata questa candela, ne ho chiuse 3, sono rimasto aperto con 2. Quindi mi sono tutelato, diciamo, diciamo, dal pericolo che il prezzo ritracciasse e mi chiudesse a break even. Con le altre due posizioni, ho chiuso a break even, comunque, con quelle lasciate aperte, l'ho chiusa a break even, e però, diciamo, lascio correre il prezzo, e per mia fortuna vedo che, insomma, sta risalendo. Adesso vediamo Quindi, per riassumere, quindi sei entrato con, diciamo, rispetto al tuo profilo di rischio, invece di entrare con un'unica posizione, sei entrata con n posizioni, in questo caso 5. Ne hai chiuse 3, prendendo un take profit che non era esattamente il take profit come da strategia, quindi un po' più basso. Stai lasciando correre le altre due, nel frattempo hai spostato a break even lo stop loss, quindi comunque anche se dovessero girarti contro, in pratica come spesso dico nei video, stai già facendo questa operazione, già sta facendo trading con un capitale che non è più il tuo, perché hai già preso il profitto di tre operazioni che hai chiuso, e perciò già a casa ti sei portato un profitto. Esatto, parziale per ora. E poi guarda, sul franco svizzero contro lo yen c'è questa, diciamo, situazione particolare. Allora, qua c'è un trend, diciamo, se io vado sul settimanale c'è un trend che sta andando al rialzo, ok? E sta raggiungendo questi massimi qua. Quindi comunque il trend in questo momento è al rialzo. Immagino che il prezzo, ipotizzo che possa andare, diciamo, è più probabile che vada di nuovo a ritestare quei massimi, considerato anche l'andamento long della price action. Ho visto, notato, sto notando diverse cose. Qua c'è un triangolo all'interno del quale sta agendo il prezzo. C'è questo Gartley, che ancora non si è formato. Mi aspetto possa. Spero possa formarsi, perché io qua sono entrato, vedi qua su questo doppio minimo, Sì. sono entrato su questo doppio minimo, anche qua,
cioè una iella in questo periodo, perché mi ha sfiorato di nuovo il take profit e è tornato indietro. Qua però l'ho lasciata aperta l'operazione, ovviamente l'ho lasciata aperta. Qua non ho neanche chiuso a break even perché diciamo, i segnali che possa andare al rialzo, considerata anche, vedi, c'è la media qui, la media a 200 periodi mi fa un po' da barriera, no? Il trend è rialzista, c'è cioè la media a 200 periodi che mi fa da supporto. Diciamo, mi auguro, c'è probabilità che il prezzo della price action vada a ritestare quei massimi e quindi lascio correre l'operazione adesso in questo momento, anche se mi sta andando un pochino contro. Vado avanti, Marco. Sì, come no, assolutamente, vai, vai. Tu, fermami tu quando vuoi, insomma, io procedo. Non ti interrompo. Qua su Eurusd, allora, dopo il forte momento rialzista dell'euro rispetto al dollaro, diciamo, queste due grosse impennate che io ho perso, praticamente che cosa è successo? Ha cominciato a lateralizzare il prezzo e ha formato diciamo, non sta seguendo delle strutture precise qua il prezzo, e quindi ho notato che c'erano dei, insomma, si stavano formando dei pattern. E questo cartel l'ho tradato, questo qua mi è andato bene. E adesso stavo vedendo che c'è questo batte informazione. Non so, magari adesso il prezzo va su e lo invalida, però intanto me lo sono appuntato come possibile ingresso questo qui. E niente, Buon ingresso grosso modo. a quei livelli, anche perché insomma li ha sentiti in passato. Il completamento del pattern armonico avverrebbe proprio in prossimità di una struttura anche, no, dove i prezzi hanno rimbalzato due volte già, e insomma ci sta, ci sta. Esatto, e poi c'è questo rettangolo giallo che misura il 38,2 e 61,8 di Fibonacci, no? Quindi l'area di ritracciamento, quindi potrebbe andare di nuovo a ritestarlo, ho immaginato. Tutto questo nel presupposto di una visione rialzista del cross, ovviamente. Certo. Senti, c'è qualcosa sullo spread? Ci fai anche una, di condividere un'operazione, No. un'analisi? Guarda, sullo spread, allora diciamo, sono entrato adesso qua su LE. Sì. Questo è uno spread, diciamo, che si sta effettivamente muovendo contro stagionalità, come vedi, no? Questo è un ingresso long. Diciamo, qua questi sono algo, diciamo, suggeriva di entrare qui, di uscire qua. Però, diciamo, il prezzo invece di salire ha cominciato una forte discesa, ecco. Io so che tu non le sponsorizzi queste, diciamo, quando va così contro stagionalità, diciamo che non, so che tu non preferisci entrare. Diciamo che dico di stare attenti, sicuramente. Però. È anche vero che guardando il grafico vedo che il grafico, cioè lo spread, ci ha dato un segnale di ripresa, no? Non è più Esatto, tornato a infatti. testare quel minimo lì sotto, ha fatto quel chiamiamolo doppio minimo, no? Con quelle due volte che è andato a testare quel minimo lì. Quindi siamo nella parte finale della stagionalità, che ripeto è andata veramente contro la stagionalità del live cattle. E quindi potrebbe in realtà essere interessante. Le carni sono nervose per natura come spread, quindi si muovono in maniera molto nervosa. Quest'anno è stato un anno particolarissimo per la stagionalità delle carni, quindi diciamo in questo contesto più ampio ci potrebbe stare. Che qui che hai intenzione di fare? Io guarda Marco, io qua sono entrato con, diciamo, qua c'è la segnale 1, 2, 3, no? Di Ross, Sì. quindi sono entrato sostanzialmente alla rottura del terzo movimento. E, diciamo, adesso il prezzo mi sta tornando indietro. Io ho lo stop, diciamo, più o meno tra, diciamo, più o meno qua in mezzo, l'ho lasciato, quindi sotto a questo minimo gli ho dato un po' di margine, quindi questo qua diciamo che mi ha sfiorato lo stop. Adesso il prezzo sembra che abbia comunque sentito quella resistenza, mi auguro che vada nel verso giusto. Me lo aspetto anche perché se poi andiamo a vedere in questa fase qua, le medie sono abbastanza allineate verso, diciamo, Sì. verso l'alto.
E quindi mi aspetto comunque una reazione, considerato che il prezzo è molto basso adesso. Quindi diciamo, ecco, questo qua è uno dei due spread che ho aperti in questo momento. L'altro è questo, su ZS. Io qui sono entrato sostanzialmente, diciamo, alla rottura di questa trend line dinamica. Anche questo qua, ecco, questo invece è uno spread in vendita. Diciamo, sono entrato alla rottura, quando c'è stata la rottura di questo, diciamo, della trend line. Il prezzo ha cominciato a rimbalzare, adesso sembra che stia andando verso, diciamo, verso la direzione sperata. Quindi questa è la seconda posizione. Poi ne sto monitorando altre. Questa qua l'ho persa, quindi questa qua la devo. Sto aspettando magari un testa e spalle qua, perché vedo che si sta muovendo. È vero che la stagionalità è quasi finita, vedo un attimo. Diciamo che l'ho perso il treno qui. Quindi vabbè, la sto monitorando più che altro per vedere, anche per vedere poi, sai che c'è, Marco, forse di guardare i grafici, a prescindere dal tuo ingresso o no, poi ti rendi conto di come reagiscono i prezzi, sono sempre esperienze che metti nel tuo bagaglio, no? Diciamo, a prescindere dal fatto che tu sia entrato oppure no. Quindi seguire questi movimenti ti fa cultura, diciamo, tra virgolette. No, è vero quello che dici, anch'io mi capita spessissimo di non riuscire ad entrare in un'operazione e poi comunque continuare a monitorarla per vedere se comunque, se fossi entrato, se poi quell'operazione si sarebbe comportata come avrebbe dovuto e quindi come è andata poi a chiudere, a completarsi. È giusto, lo trovo corretto. Qua abbiamo l'heating oil invece, qua non siamo ancora entrati in stagionalità, questo è uno spread in vendita, siamo a ridosso della stagionalità, e qua vediamo, diciamo, prima dell'inizio della stagionalità c'è sempre un'impennata verso l'alto del prezzo, che diciamo, è abbastanza in linea questa situazione qua. E diciamo che, ecco, vedi questo movimento di nuovo, l'1-2-3 mi aspetto qua, o comunque un doppio massimo, vediamo un attimo come possa, diciamo, il prezzo come evolve. Però ecco, lo sto monitorando, ancora non sono entrato, diciamo, questi qua sono quelli principali, Marco. Dico che su questo heating oil ne abbiamo parlato oggi nella trading room. È entrato il tuo amico Lorenzo e Sì. invece è entrato proprio oggi sull'heating oil. E io sto aspettando che mi confermi diciamo, che vada a ritestare il massimo di prima. Mi piacerebbe entrare un po' prima sulla stagionalità di questo spread, che potrebbe essere sicuramente interessante. Staremo a vedere, quindi ce l'abbiamo anche noi sott'occhio, chi Nel mirino. entrerà dopo. Sì. Quindi vai a confrontarti anche con Lorenzo. No, ma adesso che me lo dici, guarda, ci ho parlato con Lorenzo, perché lo dico per gli altri, insomma, ci conosciamo un po' tutti, perché siamo il gruppo di Roma, no? Quindi, insomma, anzi, se ce ne sono altri che vogliono unirsi, ovviamente ci contattino su Discord. E quindi me ne aveva parlato che era entrato con un contratto. Io però sinceramente non. Marco, ho preso talmente tanti schiaffi che adesso ci vado sempre prudente. Va bene, bisogna essere conservativi, bisogna essere conservativi. Lorenzo è più giovane di noi, quindi magari lui si può permettere qualcosa di più di noi. Senti, È questo, sicuramente questo. Se poi andiamo avanti, insomma, però insomma, diciamo che i principali sono questi qua. in realtà volevo innanzitutto farti i complimenti perché si vede che quando ne parli, cioè, hai padronanza della materia, come la racconti, si vede che insomma, ci hai lavorato parecchio, quindi innanzitutto complimenti per il percorso che hai fatto. E sono sicuro che da qui in avanti le soddisfazioni arriveranno e arriveranno sempre più in maniera sempre più importante. Cioè, si vede che stai facendo le cose giuste e soprattutto ti stai facendo le domande giuste. E a proposito di questo, ti volevo chiedere quali sono stati, ce li hai un po' svelati all'inizio, però ti rifaccio la domanda, magari ti viene in mente anche qualcosa di diverso. Quali sono stati gli ostacoli che all'inizio hai dovuto veramente affrontare per poter andare avanti e non mollare su questa materia? Allora, gli ostacoli, allora, guarda, ti dico, prenderla sotto gamba è la cosa peggiore che puoi fare
come, diciamo, per approcciare questo mondo. Prenderla come modo facile di fare soldi. Questo penso che sia la cosa peggiore che tu possa fare. Perché, guarda Marco, ti dico un'altra cosa. Io mi sono dato 5 anni per imparare il trading, quindi non si può pensare di impararlo in mesi, figuriamoci in un fine settimana, no? Mi sono dato 5 anni come obiettivo perché in 5 anni sai che c'è, è un corso universitario se ci fai caso, no? In 5 anni uno si laurea, 5 anni riesci a imparare bene, a suonare bene uno strumento. In 5 anni sono il tempo giusto che tu devi concederti per padroneggiare qualche cosa. Padroneggiare a livello minimo però, cioè almeno 5 anni, nel senso che da 5 anni in poi. Quindi pensare di approcciare questo mondo e nel giro di qualche mese fare soldi penso che sia proprio, diciamo, come dici tu, la ricetta per l'abisso, come dici Marco? Per Senza. la distruzione del capitale. Purtroppo, sai, Claudio, è che già, diciamo, l'essere umano tende a semplificare le cose e quindi già uno di suo magari lo pensa. Poi purtroppo lo zampino ce lo mettono pure tante tante pubblicità ingannevoli, tanti corsi ingannevoli, tanti libri, tanti YouTuber ingannevoli. Secondo me sono queste le persone che stanno rovinando questo settore. Se tanta gente oggi si allontana da questo settore è perché c'è questa pubblicità che è fatta in maniera volontaria, perché è facile usare come leve quelle del diventa ricco facilmente, ti do la strategia che ti farà diventare ricco. In 2 giorni ti insegni a far trading e a fare 15.000 euro al mese. E purtroppo, sai, queste cose creano poi delle aspettative completamente sbagliate e portano il 90% delle persone a o perdere o ad andarsene da questo settore. È vero? Esatto, quindi non essere ingenui rispetto a questo aspetto che è fondamentale. Poi, ecco, ti ripeto, io torno a dirlo perché ho detto prima, l'ho sottolineato, te lo ridico, l'aspetto di sapersi controllare nelle emozioni, penso che sia veramente fondamentale, okay? Non lasciarsi prendere dagli stati d'animo di paura, non entrare. Allora, il ragionamento che io ho cominciato a fare, che mi ha fatto un attimo, diciamo, cambiare un pochino la misura dell'emotività, è stato un po' questo qua, Marco. Io parto dal presupposto che ho messo a disposizione di questa attività del capitale che posso permettermi di perdere. È poco, non è tanto, però, diciamo, se lo perdo non muore nessuno, ecco, diciamo questo. Cerco quindi entro nelle varie posizioni long, short di trading e lo faccio considerando che quel capitale lo posso perdere e non succede niente. Non è distacco nei confronti del denaro, non è menefreghismo, però è per l'obiettivo con cui lo faccio è raggiungere lo stato d'animo giusto per poter, diciamo, ragionare in maniera lucida, rispetto poi alle evoluzioni del prezzo. Non so se mi sono spiegato, però più o meno è il messaggio Assolutamente. E secondo te qual è il consiglio che, sai, di quei consigli che me li avessero dati a me quando ho iniziato, sarebbe andato tutto meglio? Qual è il consiglio, questo tipo di consiglio che puoi dare a chi sta cominciando adesso, a chi si sta avvicinando a questo mondo? Ma considerato che non è che abbia tutta questa esperienza, tanto da poter, Però mi nel sembra mio che piccolo, il tuo percorso già ti abbia portato a dover scontrare, ho fatto dei ragionamenti. esatto, e fare dei ragionamenti. Guarda, un consiglio è di prenderlo non come un gioco, ma qualcosa. Ecco, immaginate di dovervi laureare in trading. Ecco, questa qua è la cosa prendetelo come una cosa da studiare, da dedicarci 4-5 anni per poter. Non sarebbe sbagliato, io non l'ho fatto, ormai sono andato troppo avanti, non sarebbe sbagliato portarlo avanti in termini di paper trading, quindi questo, diciamo, non entrare con del capitale vero, reale, ma
diciamo, prendersi del tanto tempo, quindi 4-5 anni per poter sviluppare le competenze giuste per poter affrontare, perché in 4-5 anni tu questa materia qua, diciamo, Marco, poi tu sono molti più di 5 anni che ci sei diciamo, su questo mercato, per cui lo puoi dire meglio di me, però penso di poter affermare che 5 anni ti danno sono il tempo giusto per poter dire di padroneggiare la materia. Quindi mollare prima è qualcosa di sbagliato, diciamo, non mollare, darsi questo obiettivo, almeno 5 anni su questo, di intraprendere questo percorso in maniera seria, come se doveste laurearvi. Questo qua mi sento penso che sia l'approccio giusto, ecco. Sì, mi sembra un buon consiglio anche perché ti obbliga a cambiare mindset, no? Quando approcci questa cosa. Del resto, i 5 anni, sai, tantissimi studi che studiano proprio l'apprendimento umano dicono che per padroneggiare una materia ci vogliono 10.000 ore di studio. E se ti dividi queste 10.000 ore di studio, magari non studiandoci 8 ore al giorno, guarda che escono fuori 3, 4, 5 anni, esce fuori quella data. La cosa interessante è che non è che devi aspettare 5 anni per poterlo fare, no, è che lo puoi cominciare a fare avendo magari una visione più ristretta, più verticale, che piano piano in questo tempo puoi sempre di più allargare e, come dico sempre io, costruirti più frecce da sparare al tuo arco, perché se ce n'hai solo una. Sì, ok, lo puoi fare, però sei limitato. Se ce n'hai due, ancora poco, però piano piano andando avanti ce ne avrai sempre di più. E tutte queste frecce ti permetteranno poi di avere una visione sempre più completa. Poi questa materia, Claudio, lo sai, non finisce mai di insegnarti qualcosa o tu non finisci mai di imparare qualcosa. Io la faccio ci sto dentro da 15 anni e ogni giorno imparo qualcosa di nuovo, di diverso, ascolto un punto di vista che mi fa mettere in discussione. Quindi il bello è che comunque non finisce mai e impari sempre qualcosa di nuovo. Sì, è assolutamente così. Bene, Claudio, senti, sei stato gentilissimo, ci hai dedicato veramente, veramente tanto tempo. Siamo stati quasi un'ora insieme e, come al solito, quando parli delle cose che ti piacciono, poi il tempo vola. Il tempo vola, non mi sembra che sono stati 50 minuti. 53 per l'esattezza, pensa. E 53. quindi, Beh, sono contento. Grazie a te per l'opportunità, Marco. Insomma, perché poi alla fine condividere anche, diciamo, con gente meno esperta, rispetto a te, queste esperienze penso che possa essere un buon feedback, per chi approccia questo mondo, no? lo ritengo anch'io e ne sono sicuro, perché sai, sentire qualcuno che in questo mondo ci sta da meno tempo, ha cominciato magari da un anno, 2 anni, comunque è ragionevole come tempo, già vedere che, come ci hai fatto vedere te, la materia la padroneggi, riesci a parlare, riesci a vedere, a parlarne, riesci a vedere, individuare i pattern, a capire come comportarti, a sapere quando dire no e quando dire sì ad un trade, secondo me questo è una grande spinta motivazionale per dire ci si può arrivare anche in un tempo ragionevole e poi per diventare esperti, viverci o pensare di togliersi chissà quale soddisfazione servirà sicuramente più tempo, ma è un percorso che è fattibile e quindi sono sicuro che è utile e soprattutto gli angoli che ci hai dato anche di ragionamenti sono molto importanti. Te, per esempio, ti sei molto concentrato sulla parte personale, no? E emozionale, la psicologia interna, c'è questa materia che è il coaching, che è una materia fantastica che ti insegna proprio a fare il cosiddetto inner games, cioè i giochi mentali che sono all'interno della tua testa e del tuo cervello, perché poi quando fai trading sei te contro il grafico, ma in realtà sei te contro te stesso. E quindi è molto Esatto. importante come riesci a uscirne, come riesci a questi ragionamenti a catalizzarli a tuo vantaggio e non a tuo svantaggio. Quindi è stato molto molto interessante. Ti Posso ringrazio. aggiungere un'ultimissima cosa, Marco? Adesso, mentre parlavamo, mi stava venendo in mente. Un'altra cosa importante, secondo me, proprio un'ultimissima, è all'inizio non puntare a fare soldi. Puntare a fare esperienza, anche se si impiegano soldi reali, non puntare a fare soldi. Non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è acquisire padronanza.
Quindi questo qua può essere, perché questo qua inevitabilmente poi riduce l'avidità, no? Che è l'altro aspetto che rovina questa attività di trading. L'ultima cosa che volevo dire, Marco, poi ti saluto. È giustissima anche questa. Sai, questa è anche valida anche nel mondo del business normale, no? Quando uno fa qualcosa già pensando di dover diventare ricco, poi tendenzialmente prendi le scelte sbagliate, perché magari poi lo vuoi fare di fretta, lo vuoi fare cercando le scorciatoie e non facendo il percorso giusto che devi fare. I risultati, come nello sport, come nel business, anche nel trading, i risultati arrivano col tempo. Quel tempo te lo devi dare, se cerchi di Assolutamente. accorciarlo, probabilmente ottieni il risultato inverso. E quindi sì, non pensare a ok, sto facendo trading, lo sto studiando perché adesso devo, settimana prossima, il mese prossimo, devo far soldi, devo. No, quello è l'approccio sbagliato, è verissimo. Esatto. Claudio, grazie ancora tantissimo. Grazie Noi ci vediamo sul gruppo privato, su Discord, sulla trading room, eccetera. a te. Grazie, grazie Assolutamente. da parte di tutti e ci vediamo prestissimo, quindi buon proseguimento. Buon trading a tutti. Ciao. Ciao Claudio, grazie. Ciao. Ciao.